All'interno della Via del Gusto di Futani, tantissimi visitatori hanno potuto scoprire e degustare i prodotti tipici della tradizione locale, ma anche prodotti particolari in un clima di festa, cordialità e condivisione. Ed anche noi abbiamo fatto un giro all'interno degli stands. Vediamo cosa abbiamo scoperto. Buonasera a tutti, sono Giuseppe Ferrazzano del Pastificio Nograno e mi trovo a Futani, nella manifestazione La Via del Gusto. Siamo penso al centro del paese. Io sono nel mio stand ad esporre i prodotti che produco in un piccolo centro rurale che si chiama Sessa Cilento. Partendo dalla mia destra abbiamo il prodotto alla spirulina e all'inulina di cicoria, è sempre senza glutine e contiene questi due superfood. Scendendo giù abbiamo un prodotto ipoallergenico di mais e riso senza glutine che è funzionalmente utile alla gestione dell'alimentazione dei celiaci. Continuando, abbiamo un prodotto aproteico per la gestione dell'alimentazione delle persone che hanno la nefropatia o nel caso dei bambini ultimamente si sente parlare di patologie metaboliche rare. Andando un pochino più avanti abbiamo i prodotti ad alto contenuto proteico che sono utili alla gestione dell'alimentazione degli sportivi in tutte le loro fasi. Ne abbiamo uno ricco di proteine che serve, diciamo, per il lifestyle, le persone che conducono una vita regolare all'aperto e uno stile di vita, diciamo così, sportivo. Poi abbiamo i alto contenuto di proteine che servono al mantenimento e alla crescita della massa muscolare e per gli sportivissimi che devono competere o per le persone che vogliono perdere grasso muscolare abbiamo un prodotto a ridotto contenuto di carboidrati. Sono Raffaele Carro, sono qui a Futani con il mio prodotto che è la farina di castagne, lavorato e cioè raccolto e lavorato all'aurito. Tutto fatto con il metodo classico, quello là della tradizione che oramai si è un po' perso. E quest'anno, per la prima volta, dopo un po' di anni di preparazione, sono fuori con questo prodotto, quello che era il grano del Cilento interno di un tempo. Qua facciamo pietanze tipiche cilentane, che sono la minestra stringa e il caciocavallo impiccato. Minestra stringa tipica del posto, in alcune parti posti del cielo si chiama foglie e patate, è preparata con le erbe spontanee, sono tipo la bietola, la cicoria, la borragine ed altre, e che poi vengono amalgamate con le patate soffritte con l'aglio e il peperoncino ed amalgamate insieme alle patate che vengono prima bollite. Siamo allo stand Cilentanerie chilometro zero. Nel nostro stand troverete spezzatino di cinghiale. E polenta con i funghi. Noi facciamo pizza con grani antichi, siccome io ho un'azienda agricola a Casalvelino e produciamo grani antichi, azienda storia del Cilento, e produciamo Senatore Cappelle, Carosella, Abbondanza e con questi grani facciamo le farine macinate a pietra, solo a pietra. E abbiamo fatto questo stand per far assaggiare la pizza che facciamo noi con questi grani antichi, che è un po' differente dalle solite pizze che si trovano in commercio, diciamo. Abbiamo un negozio qui a Futani, in via Dante Alighieri numero 7, si chiama BioVeg Bistrò, dove vendiamo prodotti tipici cilentani e siamo anche wine bar e cocktaileria. In più facciamo anche panuozzi, abbiamo una vasta gamma di vini e una vasta gamma, insomma, di prodotti, insomma, locali. E oggi, appunto, in questa manifestazione partecipiamo proprio con i taglieri. Questo è il nostro tagliere, veramente tipico, veramente vedete che c'è il caciocavallo, il formaggio di capra, culatello e il salame piccante. Poi questi sono fichi di nostra produzione, sono fichi secchi. E questi qua sono prodotti che vengono dall'Umbria, perché la mia famiglia produce appunto questo tipo di prodotti, poi prodotti secchi. Quindi, e questa sera abbiamo aperto anche un reparto, diciamo, un po' più giovane, facciamo cocktail e aperitivi. Siamo allo stand che accoglie le cantine Russo e Alfonso Rotolo, due importanti cantine del territorio cilentano.
in degustazione stasera abbiamo vari vini della Cantina Russo, un Barbera, un Aglianico ovviamente, mentre per Alfonso Rotolo abbiamo due rosati sempre da Aglianico, il Rose d'Autunno che sicuramente conoscerete e il Desiderio, una new entry della cantina. Io mi degusto il mio bicchiere di Barbera, alla salute!